Persone che si sono dimenticate di controllare lo sfondo delle proprie foto. Sei una ragazza bellissima, però per carità, la prossima volta che ti fai una foto allo specchio, gira lo specchietto da trucco che è sulla scrivania. Magari è così che sembra nella vita reale e si è photoshoppata per diventare normale. Devo farmi il selfie, così le ragazze e i ragazzi vedono quanto sono bene. Wow, avete visto il cane? Let the dogs out! Oh, ma l'avete visto, vero? Raga, cosa state guardando? Dai, ditemi la verità. Ma è un iPhone X quello! Wow! Era un selfie carino, finché non realizzi che... Opzione 1, il cane vuole mangiare la ragazza. Opzione 2, il cane voleva semplicemente entrare dentro casa, ma poverino l'hai chiuso fuori. E si è dimenticato che c'era il vetro, quindi si è andato a spiattellare completamente. Fatelo entrare, poverino, no? Smettila di farti selfie. Quando tipo ti stai facendo un selfie, improvvisamente la tua amica si accorge c'è qualcosa e poi finalmente scopre che c'è un ragno gigante nel cuscino. Fantastico come in tutte le foto la ragazza di destra ha sempre la stessa faccia. La ragazza di sinistra invece prima è tranquilla. Poi vede che c'è qualcosa e poi scatena all'inferno quando vede il ragno urlando a squarciagole facendo la pazza. Sì bro, faccio palestra e non ogni giorno, 4 ore e mezza per la precisione. Mangio solo pollo, riso e broccoli. Io non ho paura dei pesi, i pesi hanno paura di me. Mi raccomando nonna, falla bene sta foto però. È venuto bene nonna? Aspetta che se mi sposto magari così la luce è migliore. Brava nonna, non mi deludere. Come fai a non accorgerti che tua mamma è venuta nella foto? Come fai? Forse era troppo concentrato a vedere. Oh, ma sono bellissimo. Guarda sta definizione muscolare, wow, sono figone, sono un figone. E invece fail, perché è venuta tua nonna nella foto, è imbarazzante bro, è imbarazzante. Dai però tienila come cosa. Ecco il classico selfie con il gelato del McDonald's, che è buono comunque, lo ammetto. Però la cosa inquietante di questa foto è il cane dietro, che fissa il gelato, lui lo vuole. Lui farà qualsiasi cosa in suo potere per avere quel gelato. Lui non si fermerà di fronte a nessuna difficoltà, perché lui avrà quel gelato. Oh, oh. Nella sua testa sta pensando, un giorno quel gelato sarà mio. Io ti ruberò il gelato e lo leccherò. Fosse l'ultima cosa che faccio in questo mondo. Quando ti fai un selfie con la tua amica ma scopri che c'è Voldemort dietro. Allora, questo papà che si sta facendo un selfie con il suo bambino. Sì, sembra tutto bello e tranquillo. Sì, solamente che ti sei dimenticato di controllare il tuo sfondo, perché sembra che il cane stia facendo la cacca sotto la testa del tuo bambino. Allora, raga, quando vi fate un selfie dovete prima controllare lo schermo, per controllare che dietro non ci sia niente di... niente di osceno, niente di strano. Poi vedete l'ottica, in modo da avere gli occhi puntati alla fotocamera. Poi ricontrollate, prima di fare la foto, lo schermo. Perché magari, non so, potrebbe mettersi dietro un cane che fa la cacca dietro. Perché potrebbe ficcarsi un cane che fa la cacca sulla testa di tuo figlio. Quindi non è una cosa molto carina, diciamo. Sì, così dovrebbe funzionare, sì. Oh mio Dio, avete fatto una foto? Cioè ragazzi, mi avete fatto una foto di sedere? Cioè, queste tipe sono carine, però il cane che twerka sullo sfondo le batte tutte, ha vinto tutto, il cane vincitore. Allora, sì, le ragazze si fanno un selfie con il poliziotto, ma lui non va bene. Gli fa il medio. Magari l'ha postata pure su Facebook scrivendo io e il mio migliore amico, sì, best friends ever. Quando ti fai un selfie con te stesso invecchiato di 30 anni. Allora questa ragazza
voleva farci sembrare che sia stato il ragazzo a farle una foto. E che lei abbia cercato di coprirsi la faccia con la mano. Che forse in quel momento si sentiva carina, quindi ha detto: ma facciamo finta di avere un ragazzo così da vantarmi di fronte alle mie amiche. Il problema però è che non si è accorta che nello specchio si vede lei che si fa il selfie da sola. No, no, non mi fare il selfie, no, sono brutta, no, cosa fai? Fa finta di non farsi il selfie. No, no, perché, cosa? Allora, la descrizione di questa foto dice: quando lo vedi ti sorprenderai. Ma quando vedi cosa? Immaginate di fare il vostro selfie, tutti tranquilli e felici. Voi uscite dal vostro bagno e vedete che c'è una persona nella doccia che voi non avete invitato a casa. E a quel punto sai che devi scappare fuori e chiamare la polizia. Già, sì, decisamente, la cosa migliore. Classico, quando tu non hai voglia di apparire in foto e c'è tua sorella che si fa tipo 4 selfie al minuto e tu... Sorella, è adatta a si selfie, cioè basta, madonna, non è possibile. Simile alla foto di prima, qui abbiamo un'altra foto inquietante dove appena lo vedi salti dalla sedia dal terrore. Cazzo guardi, c'è una sfida? C'è una sfida che riesce a fissare di più? Guardami negli occhi. Ehi, guarda come sono sexy, cioè guarda le mie forme, ah, però sua mamma non sembra così contenta, guardate. La mamma fa: cosa fai, sei pazza? Cioè dico io, come ti permetti, scostumato, di farti le foto sin lui? Sei tranquilla in macchina, ti fai un selfie. Poi arriva lui da dietro e dice: no, 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 tu qui non fare il selfie. Perché io manderei a fanculo. La descrizione dice: il mio ragazzo mi ha beccato che dormiva. È così terra. Peccato che nello specchio si vede che si fa la foto da sola. Cioè, questa qui si è preparata tutto. Ha messo la patatina qua, ha messo una qua, magari ha messo un'altra qua, in modo da fare la scena, no? In modo che sembrasse vera. Poi prende l'iPad. Poi prende l'iPad e fa: oh no, perché fanno finta di essere fidanzati? Ma che problemi hanno? Che problemi hanno? Sta tenendo l'iPad con i piedi quest'altro, ragazzi. Si sta facendo un selfie con l'iPad nei piedi. Quando ti stai facendo un selfie, ma non si capisce bene cosa stia succedendo dietro. Sembra che la donna si stia lanciando qualcosa al bambino. Ok ragazzi, per oggi è tutto. Ringrazio come sempre tutti quelli che commentano cose positive nei miei video. Grazie di cuore. Mi motivate un sacco con i vostri commenti, non immaginate quanto. Intanto noi ci vediamo domani. A presto, fratelli.